Hello everyone! Ragazzi, oggi ho un ospite speciale perché intervisterò una ragazza poliglotta che parla. Non voglio spoilerarvi niente perché è tutto parte dell'intervista, ma vi dico solo che lascio il suo canale YouTube qui sotto, perché anche lei ha un canale YouTube molto interessante dove parla delle lingue che parla, che ha studiato, cultura, eccetera. Da Couch Polyglot, Laura! Ciao a tutti, ciao a tutti! Come stai? Sto benissimo, e tu come stai? Io sono molto divertita da questa cosa e non vedo l'ora di iniziare. Ho 10 domande per te, alcune sulle lingue in generale, alcune sulla lingua italiana. Sono pronta, perfetto. Domanda numero 1, la più ovvia: di dove sei e quante lingue parli? Sono di Barcellona e parlo, quindi è difficile da dire quante lingue, no? Sempre la discussione quando parli una lingua già, quando non la parli, ma possiamo dire 7 lingue. Vuoi sapere le lingue che parlo? O... Certo! Parlo il catalano, lo spagnolo, inglese, francese, il tedesco abbastanza bene perché abito in Germania già dopo 10 anni. Dopo il russo più o meno B1, l'italiano anche più o meno B1. E adesso voglio cominciare lo svedese, ma questo no, adesso no, sono all'inizio. L'italiano non mi sembra B1. Ma sai, è un po' complicato perché, quindi, quando ho cominciato a imparare l'italiano, io già parlavo catalano, spagnolo, francese, no? Mi è risultato facilissimo capirlo tutto, ma dopo ci sono cose che sbaglio, che dici, ma dai, questo è A1, no? Quindi per quello dico più o meno B1, perché è difficile da dire. Russo deve essere stata una bella sfida. Domanda numero 2. Tu hai vissuto o hai passato dei lunghi periodi in tutti i paesi dove si parlano le lingue che hai studiato? No, veramente solamente in Germania con il tedesco, ho vissuto qui già 10 anni, ma per l'inglese per esempio sono stata, non lo so, 6 mesi in Australia, e per le altre lingue no. Per esempio per il francese sono stata 2 settimane in Montpellier, ma io per esempio adesso lavoro in francese e anche in tedesco, quindi uso le lingue nel mio lavoro, no? In azienda. Quindi anche se non vivi lì, le usi ogni giorno praticamente? Praticamente tutte, sì. 3. Questa domanda è richiestissima, la fanno anche a me, quindi io te la devo fare, anche se so già probabilmente qual è la tua risposta, ma in che lingua pensi? Non sempre nella stessa lingua, ma per esempio adesso penso molto spesso in tedesco, è perché abito in Germania e anche perché per esempio mio marito è tedesco, no? Per esempio se parlo con i miei genitori penso in catalano, se parlo adesso con te penso in italiano, quindi non sempre è la stessa lingua. Immaginavo, perché anche per me è così e dipende tanto anche dalla lingua che ho usato di più durante la giornata. Se inizio a parlare inglese, 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 poi mi risulta più facile restare settata nell'inglese. Se invece parlo italiano, poi mi risulta più difficile passare all'inglese. Sì, va così. Ci sono giorni quando ho molta difficoltà per parlare, non lo so, in italiano o in francese, e dopo ci sono giorni dove dico, oh, parli bene, quindi non è sempre uguale. Sì, ma accade a me, accade a tutti i miei studenti, e quello che dico io sempre è non vi scoraggiate, perché è normale avere dei buoni giorni di lingua e dei giorni non tanto buoni, ma capita anche nella vostra lingua nativa, madrelingua, ma non ve ne accorgete. Questo succede, quindi a me succede almeno. Anche a me, anche a me. 4. Questo è interessante. Tu pensi che la tua personalità cambi un po' a seconda della lingua che parli? Io penso di sì. Non molto, quindi sono una persona sola, no? Ma anche penso che questo accade quando, per esempio, quando sono con amici sono un po' diversa di quando sono con i miei genitori, no? E questo accade anche con le lingue, secondo me. In Spagna io ero una persona molto, si dice, introversa in italiano. In Germania, quindi sono arrivata e non ero introversa qui perché le persone sono magari un po' diverse, no? Qui e sono diventata con il tempo, ma magari anche che la mia personalità ha cambiato, no? Può anche essere, ma io ero molto tranquilla in Spagna, no? Qui in Germania sono spesso la persona che parla di più. Uno spagnolo timido equivale a un tedesco estroverso. Però io sono d'accordo, secondo me la personalità un pochino cambia a seconda della lingua che parli, perché ci sono concetti diversi, il modo di esprimere le cose, le parole, e poi c'è tutta la parte del parlare una nuova lingua che ti dà una specie di alter ego. Non so, io cambio un pochino. 5. Secondo te, più impari lingue e più è facile imparare lingue nuove,
oppure il contrario perché si crea un po' di confusione tra le lingue? Posso dire che entrambi sono vere, secondo me, perché per esempio adesso ho paura di cominciare con il portoghese, per esempio perché mi sembra troppo vicino all'italiano. Nel mio cervello è ancora troppo, l'italiano è troppo nuovo, ma per esempio adesso che voglio imparare lo svedese è più facile perché parlo il tedesco che è simile, e quindi secondo me è più facile, ma fino a certo punto, perché per esempio il mio piano non è imparare 20 lingue, no? In qualche momento devo fermarmi. Perché? No, perché per esempio io ho imparato altre lingue che non ho seguito da imparare. Per esempio ho imparato tanti anni fa l'olandese. In scuola ho avuto anche il latino, no? E voglio continuare per esempio con le lingue che parlo adesso, ma ancora magari lo svedese e mi piacerebbe anche il giapponese. Credo che dopo mi fermerò. Ma questo non è mai sicuro, eh? Quindi un pochino... Dici, è vero, può creare confusione, soprattutto su lingue simili, magari della stessa famiglia, però dall'altra parte può anche agevolare, perché puoi attingere da varie lingue che hanno delle parole, delle strutture. Io, per esempio, che ho provato a studiare giapponese un po' lo parlo, cinese ho provato a studiarlo per un po', ma ancora non direi che lo parlo, faceva proprio questo effetto. A volte dicevo, ah wow, questo è uguale al giapponese, anche loro hanno i contatori, però invece alcune volte mi confondevo, tipo, anche se devo contare mi viene istintivamente da contare in giapponese. Allora, questa domanda è un po' cattiva, ma hai una lingua del cuore? Penso di sì. La mia lingua del cuore, lo dico di verità, è l'italiano, perché è la lingua che io volevo imparare sempre, ma io mi ho detto no Laura, no, 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 non imparare questa lingua perché hai troppe lingue. Avevo deciso di fermarmi, avevo detto lo farai quando sarai in pensione, ma dopo ho deciso di imparare l'italiano perché ha cominciato la pandemia e io avevo molto stress, mi sentivo ansiosa, si può dire in italiano, e ho detto ho il sogno di imparare l'italiano e lo faccio. Non ha senso, ma lo faccio. Mi ha aiutato anche molto durante questo tempo strano, perché è bello sempre avere un progetto e quindi sono contentissima di averlo fatto, e adesso non ho questa idea di devo fermarmi, no? Per esempio adesso voglio continuare e imparare lo svedese, per esempio, no? La lingua del cuore, penso perché io ho visitato Italia molto da piccola, mi è piaciuto molto la cultura, la lingua, il cibo, e sempre volevo impararla, ma mi dicevo no, non è possibile, tante lingue, basta. Lo sai perché ho sorriso prima? Perché persone come noi pensano, ah, è un periodo molto stressante, mi sento giù, cosa posso fare per tirarmi su? Imparo una lingua. La maggior parte delle persone direbbero oddio che stress. Quella no, magari vado a correre. Per questo ho sorriso, però è bello. Non me l'aspettavo, devo dire, non pensavo che avresti detto italiano, perché so che magari prima hai imparato il francese, quindi dico perché? Ah, ma il francese era una lingua che ho cominciato a imparare in scuola. Mi è piaciuto più tardi il francese. Il tedesco, per esempio, quindi mi sono innamorata, si può dire, in tedesco, ma l'ho scelto per un po' di maniera razionale, perché ho pensato, dai, il tedesco ti dà tante opportunità per il lavoro, ma quando ho scelto il tedesco non sapevo se scegliere il tedesco o l'italiano, e ho pensato, ho fatto la scelta con il cervello e dopo con la pandemia ho fatto la scelta con il cuore, no? Un po'. Col senno del poi hai fatto bene, perché tuo marito è tedesco. Ok. Io ho qualche domanda adesso riguardo l'italiano. In realtà sulla prima mi hai risposto, perché era quando hai iniziato a imparare l'italiano, e tu mi hai detto pandemia, quindi praticamente è pochissimo che lo studi. Un anno e mezzo, sì, da aprile 2020. Sei bravissima però, non è tanto. Ti posso fare una domanda più specifica, perché lo parli da un anno e mezzo, lo studi, ma studi da autodidatta o hai scelto immediatamente di seguire delle lezioni? Autodidatta, quindi quello che ho fatto, ho seguito il metodo naturale, cioè ho guardato tanti video, e credo che sia possibile, se parli una lingua romanza, a farlo così, no? Avevo una regola di fare ogni giorno 10 minuti d'ascolto, ma spesso ho fatto di più, ho anche guardato una serie in italiano, ho guardato un film, ma mi piaceva avere quella regola perché non avevo tanto stress, no? Sempre ho 10 minuti. Quindi, qual è l'aspetto che più ti piace della lingua italiana rispetto magari anche alle altre lingue?
adesso, quindi questo cambia anche, ma adesso sono un po' ossessionata con la band I Maneskin e mi piace molto la musica in italiano. È così, non lo so, quando ascolto la musica in italiano è così bella, non lo so, mi sento molto bene. Sì, infatti per questo io adoro imparare l'inglese con la musica, perché per me è un piacere e senza neanche accorgermene ho imparato vocaboli nuovi solo perché canto la stessa canzone tutti i giorni per un mese. Allora, questo è un po' difficile, però tu puoi rispondere personalmente. Rispetto alle altre lingue, quindi personalmente, dove metti l'italiano in una scala di difficoltà? La più difficile per me è stato il russo, perché è molto diversa a livello grammaticale, a livello di vocabolario. Posso dire che l'italiano è stata la lingua la più facile di tutte. Magari per esempio la grammatica più difficile dal francese. L'italiano, ho imparato questa lingua dopo le altre, no? E quindi per quello credo che sia stata più facile. Ma per esempio ho ancora difficoltà con i plurali, una cosa che per me è molto strana in italiano. Io posso condividere, nel senso che il giapponese, che è stata la prima, in realtà la seconda, però la prima lingua che non è indoeuropea che ho cercato davvero di imparare, ho trovato un muro. Perché prima avevo fatto francese, spagnolo, inglese e mi erano venute sempre così facilmente, proprio naturali. Giapponese non mi è venuto naturale per niente e quindi è stato un bello scoglio. L'ultima domanda in realtà tu mi hai già risposto, perché avevo scritto vuoi imparare altre lingue in futuro e qual è la prossima lingua, ma tu mi hai detto che vuoi imparare portoghese, se è possibile, e stai imparando anche lo svedese adesso. Sì. Quindi, cambiamo domanda, perché non dai un consiglio a tutte le persone che adesso stanno cercando di imparare un'altra lingua? Per me il meglio consiglio è fare qualcosa ogni giorno, non volere fare moltissimo ogni giorno, 3 ore, no, perché quello le persone non hanno il tempo. E per me quello che mi ha aiutato molto è dire faccio ogni giorno ma 10 minuti, se voglio e ho il tempo faccio di più, ma 10 minuti basta, così non hai lo stress ma hai la costanza. Mi sembra un ottimo consiglio, grazie. Grazie a te. Tantissimo di essere stata mia ospite ed aver risposto alle mie domande. Io vi ricordo che il link del suo canale lo lascio qui sotto in info box, quindi andate a vedere il suo canale, parla tanto tanto di lingua divertente. E ci vediamo alla prossima! Grazie! Ciao!